Allora, buonasera a tutti. Per noi è un grandissimo onore avere qui nella sede del nostro istituto il professor Barish, Nobel per la fisica nel 2017. E il primo, ci auguriamo, di una serie di appuntamenti che promuoviamo insieme all'Accademia dei Lincei. E quindi ringrazio il presidente, il professor Giorgio Parisi. Questa idea, questo anche sforzo di unire due luoghi di ricerca e di cultura come i Lincei e Treccani è stata promossa dal professor Plastino. E noi abbiamo accolto con interesse questa sua idea e di dar vita a questa serie di lezioni. Iniziamo con un tema caro al mondo Treccani. Chi lo frequenta sa che molti anni fa fu elaborata una grande opera, un'enciclopedia delle scienze fisiche. Qui in sala c'è uno dei direttori, che era Adriano Alippi, che saluto. Fu un'opera importante, fu un'opera appunto che segnava anche questa grande apertura verso le scienze da parte dell'istituto. Ne seguirono altre, segno appunto della nostra attenzione verso quello appunto che è il mondo delle scienze che il professor Barish richiama. Mi ha colpito che negli ultimi anni ha avuto modo di venire in Italia, ospitato da altre istituzioni. Mi ha colpito una sua intervista e un passaggio nel quale richiama il suo rapporto con i suoi nipoti. Il giornalista gli chiedeva appunto in che forma, in che modo li coinvolgesse in questa grande ricerca che ha fatto sulle onde gravitazionali, e lui, come tutte le grandi figure, ha risposto: la prima cosa che cerco di trasmettere è la passione per le scienze, per la ricerca scientifica, per tutto quello che è un mondo che ha un grande valore per tutti noi che lo abitiamo. Ecco, credo che siano bellissime affermazioni di chi si pone anche il problema, come questa sera il professor Plastino ha cercato, promuovendo questa lezione, di far arrivare a tutti noi un messaggio importante come quello appunto del valore delle scienze. Io ringrazio Giorgio Parisi, a cui do la parola per un saluto, ancora una volta un segno di vicinanza tra queste due nostre organizzazioni, Lincei e Treccani, e ringrazio tutti voi di essere qui. Io volevo per prima cosa ringraziare il nostro caro amico professor Bevis per essere venuto qui e aver accettato di fare questa conferenza. E questa conferenza è una delle prime conferenze che faremo assieme con Valeria Treccani e l'Accademia dei Lincei, e ha lo scopo di far conoscere la scienza dei nostri giorni in giro, e specialmente alla giovane generazione. È un'attività estremamente importante, è un'attività che deve essere fatta usando le formule comunicative del presente, quindi non possiamo più semplicemente immaginare di divulgare la scienza, divulgare le grandi ricerche semplicemente affidandosi alla parola scritta, ma è importante che la voce degli stessi protagonisti possa essere presente, possa essere udita in maniera alta e forte, in maniera tale che loro possano comunicare della scienza la cosa che è più importante, come diceva prima Massimo Bray, è che l'entusiasmo per la scienza. E persone come il relatore di oggi è certamente la persona più adatta. Ovviamente voglio anche ringraziare Luciano Mariani e Luca Farioli, che sono venuti anche loro a partecipare a questa tavola rotonda, in maniera tale da dare un punto di vista differente e in certi casi complementari su quello che ci dirà Barry Barish. Allora, l'altra cosa che volevo dire è che l'Accademia Lincei è estremamente felice di collaborare con la Treccani su questo tipo di argomentazione che sta molto a cuore all'Accademia.
E volevo citare anche un'altra grande opera della Treccani, che è La storia della scienza, e La storia della scienza nell'ultimo volume, quello dedicato a quello che è successo nella scienza dopo il 1950, aveva proprio dato spazio ai protagonisti chiedendo di scrivere e di raccontare come avevano vissuto le varie grandi avventure del secolo scorso. Va bene, vi ringrazio tutti, ringrazio anche il pubblico per essere venuti e passo la parola all'organizzatore principale. Buonasera, benvenuti a questo ciclo di lezioni Nobel sul ruolo della scienza nella società moderna. Iniziamo appunto oggi con la prima lezione che ha come relatore il professor Barry Barish sul ruolo sulla scienza come impresa internazionale. Questa prima lezione seguiranno altre, ovviamente inviteremo altri Nobel. Nobel per l'economia, Nobel per la medicina, Nobel per la chimica, quindi per dare diciamo un panorama completo. La finalità è in particolare è rivolgere all'opinione pubblica e ai giovani il ruolo della scienza e delle accademie scientifiche. Senza dilungarmi vorrei semplicemente portare alla vostra attenzione, magari per sviluppare poi delle domande da parte vostra o durante la tavola rotonda. Io ho qui l'onore ovviamente di stare vicino a tre persone che sono di diritto nella storia della scienza, nella fisica, nel senso che noi fisici già abbiamo studiato le loro intuizioni geniali e alle future generazioni di fisici ovviamente continueranno a studiare e a formarsi grazie a questi tre grandi scienziati. Mi riferisco ovviamente a Barry Barish, al professor Maiani e al professor Parisi. L'idea che si vuole trasferire, soprattutto oggi, dove l'orizzonte temporale è, come dire, ridotto, e qui mi permetto una citazione di Wittgenstein, che anche per il pensiero c'è un tempo per arare e un tempo per mietere. Quindi l'idea che si vuole trasferire attraverso queste lezioni è l'esperienza, quindi di queste persone nella loro attività scientifica e in che modo hanno realizzato queste importanti scoperte nel campo della fisica. Oggi discutiamo appunto quelle sulle onde gravitazionali. E in che modo si può raggiungere il traguardo? E qui un'altra volta mi permetto di citare in questo caso Goethe, non per omonimia con il mio nome, ma semplicemente per trarre spunto da dare un ricordo a un'altra figura importante della fisica italiana, Edoardo Amaldi. È quasi un motto della famiglia Amaldi, quello di Goethe, come raggiungere un traguardo senza fretta ma senza sosta. Senza fretta non va inteso ovviamente demandando la possibile soluzione ad altri, senza fretta va inteso come ponderazione, quindi come un'attenta considerazione responsabile, valutando diciamo, gli effetti di ogni azione. Ecco, queste imprese scientifiche nascono proprio poi confermeranno, ci diranno appunto i diretti interessati, da aver avuto ovviamente da parte loro una genialità innata, ma una visione a lungo termine che come dire, si trasferisce comunemente in un passaggio di testimone tra generazione e generazione. Forse quello che manca in un panorama oggi è quello di immaginare che le proprie azioni non riguardano se stessi, ma possono riguardare altre generazioni. E nel caso specifico, Amaldi, citavo proprio questo Goethe, perché Ugo Amaldi, il padre di Edoardo Amaldi, in un suo elaborato nel 1909, piazzò questo motto, che è un motto diciamo della famiglia, ed è Edoardo Amaldi, e grazie a Edoardo Amaldi che noi abbiamo una comunità italiana che si è occupata di onde gravitazionali. E qui potrei fare il discorso del generazioni in generazioni, per non sembrare che questo è un discorso di una comunità rivolta a un'altra, simbolicamente tra il pubblico, quindi non c'è nessuno distacco, vedo Eugenio Coccia, che è stato un allievo di Edoardo Amaldi, che è il magnifico rettore del GSSI,
e che in questo passaggio di testimone di generazione in generazione ha ereditato l'idea di Amaldi e sta preparando e ha preparato e sta preparando le future generazioni che si occuperanno ovviamente di, nel caso specifico delle onde gravitazionali, cito ovviamente progetti futuri come l'Einstein Telescope. E cosa lega? Sono andato a spulciare un po' di cose, sono tante ovviamente cose che legano Beri Berish a Luciano Maiani. Ho scoperto che il 2 ottobre del 2006 Beri Berish e Glashow hanno ricevuto la laurea honoris causa dall'Alma Mater Studiorum, dall'Università di Bologna in fisica. Cito Glashow perché chi mi sta al mio fianco è ovviamente insieme il famoso meccanismo GIM, che prende l'acronimo dall'iniziale dei cognomi di Glashow Iliopoulos Maiani. Grazie diciamo a questo signore che è al mio fianco sappiamo che esiste il quark charm. E Luciano è stato direttore generale del CERN e quindi sotto la sua direzione è partita l'avventura dell'LHC, dell'Large Hadron Collider, che anni dopo ovviamente ha dato i risultati importanti del bosone di Higgs. Ma un altro legame tra Maiani e Berish, che sotto la sua presidenza in NFN fu lui a firmare e dare il via a Virgo, e qui colgo l'occasione per ricordare un'altra figura, ad Alberto Giazzotto. E forse quando tu prendesti quella decisione sicuramente non ti eri affidato ai like, ai consensi, quindi quando si prendono le decisioni in campo scientifico ovviamente ci vogliono ovviamente persone, avere la fortuna di avere persone che competenti nei posti di responsabilità, e lui all'epoca si prese una responsabilità. Chiudo ovviamente ringraziando Beri Berish per aver accettato il nostro invito, e permettete adesso di fare un po' di ringraziamenti. Devo ringraziare ovviamente l'Accademia Nazionale dei Lincei, qui con il suo presidente e tutti i funzionari dell'Accademia che come al solito supportano in modo eccellente le nostre attività, così come l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, il direttore generale Massimo Brai, ma anche il presidente Franco Gallo, Linceo dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. E devo fare un ringraziamento anche ai funzionari dell'ambasciata degli Stati Uniti, la dottoressa Karen Bell, perché supportano le nostre attività quelle precedenti con la conferenza Edoardo Amaldi lo scorso ottobre, e questa e anche le future attività che abbiamo iniziato con l'Accademia delle Scienze degli Stati Uniti, di cui Beri Berish è un è membro. Nella tavola rotonda sarà moderata da una prima firma del giornalismo scientifico italiano, Luca Fraioli della Repubblica, che tra altre cose è un fisico, quindi ringrazio per aver accettato l'invito, e a me non resta che augurarvi buona lettura Nobel con il professor Beri Berish. Grazie. Innanzitutto vorrei iniziare ringraziando gli organizzatori per invitarmi a partecipare a questo incontro. Mi è molto grata l'opportunità che mi è stata data di entrare in questo edificio e ricordare i miei tempi giovani, quando la risorsa migliore per me era proprio l'enciclopedia. Naturalmente per quanto mi riguardava era l'enciclopedia britannica, ma l'enciclopedia è stata la mia prima fonte di informazione, quindi per me è molto importante essere qui ricordando quanto siano importanti in generale le enciclopedie per tutti. Oggi parlerò proprio nello stesso spirito che è stato scelto per il titolo della riunione, il ruolo della scienza nella società moderna, e in maniera particolare io vi farò degli esempi molto specifici tratti dal mio campo di attività, che è la fisica, e che naturalmente abbracciano tutti i vari campi di questa disciplina. Io vi parlerò prima di ciò che avviene
nella fisica, ma naturalmente anche in chimica e nella biologia, forse parte di queste cose si applicano, ma in particolare io desidero sottolineare un aspetto al di là degli effetti che tutto questo ha sulla società, e ciò che enfatizzerò sarà proprio l'impatto della scienza a livello internazionale. La scienza sta diventando internazionale, lo spirito, le opportunità che la scienza rappresenta per i paesi che possono così lavorare insieme in condizioni dove forse per questioni economiche o politiche o di altra natura non hanno tutti gli elementi necessari, e quindi la collaborazione tra i paesi risulta essere molto importante. Quando parliamo dell'impatto della fisica sulla società, oppure della scienza sulla società, ma io chiaramente parlo della fisica e del tipo di fisica che poi andrò a discutere, ebbene noi tutti sappiamo bene che rapidamente lo sviluppo delle armi nucleari sono nati dallo sviluppo di un certo tipo di fisica nucleare, e quindi d'altro canto sappiamo anche che, senza pensarci troppo, abbiamo dei benefici che ci derivano dalla fisica, e questo anche nella nostra vita quotidiana. La maggior parte di noi infatti hanno un piccolo dispositivo che non riusciamo mai a lasciare e che naturalmente ci consente di fare molte cose. I principi della fisica possono essere molto difficili, come la relatività generale, almeno per la maggior parte di noi, però se consideriamo questi schermi meravigliosi, ebbene anch'essi sono il risultato degli sviluppi che si sono succeduti nel campo della fisica. Quindi fondamentalmente noi abbiamo un insieme, un mix, e noi speriamo nel futuro di poter enfatizzare, ottimizzare i benefici della scienza per la società, ed è di questo che io vi parlerò oggi nella mia relazione. Quindi vorrei innanzitutto iniziare sottolineando che io sono, come fisico, dedicato alla fisica sperimentale. Naturalmente la fisica ha una grande storia, soprattutto nel campo della fisica teorica. Vorrei mostrarvi una diapositiva. Ecco, innanzitutto vorrei fare un esempio, perché abbiamo la fortuna di avere questo esempio con noi, così come è già stato detto. Il professor Maiani è qui con noi, e insieme a due colleghi nel passato ha creato una parte molto importante della fisica, quindi Glashow, che è stato già citato, e John Iliopoulos, un fisico greco che vive a Parigi. Bene, insieme al professor Maiani, 50 anni fa, tre persone dedicate alla fisica teorica di diverse nazionalità si sono dedicate a qualcosa molto importante che è stata fondamentale per questi ultimi 50 anni, e oggigiorno celebreremo questo evento in Cina, ma lo celebreremo anche a Roma nella primavera di quest'anno. Quindi la storia è molto ricca, e ci sono tante teorie che sono state sviluppate, e abbiamo una comunità internazionale. La fisica sperimentale, che è essenzialmente ciò di cui parlerò oggi, si è sviluppata attualmente in una posizione laddove il fronte avanzato della fisica avviene quasi esclusivamente a livello internazionale. Quindi io vi farò degli esempi. Innanzitutto, per esempio, guardate quali sono stati i premi Nobel della fisica. Nel 2013 è stato dato per la scoperta del bosone di Higgs, una collaborazione internazionale di cui vi parlerò, e questa è stata studiata nei laboratori del CERN a Ginevra in Svizzera, e la collaborazione è stata svolta a livello internazionale. Poi abbiamo nel 2015 un altro premio Nobel per la fisica, che è stato conferito per un altro esperimento su grande scala internazionale in Giappone e in Canada. Si è trattato di due esperimenti
che studiavano delle caratteristiche molto importanti di una particella specifica che, di cui parleremo, i neutrini, e che ci ha consentito anche di comprendere meglio come funziona il Sole e come ci arriva quindi il calore e la luce del Sole. Nel 2017 poi un altro premio per la fisica, quando sono stati scoperti dei principi suggeriti da Einstein 100 anni prima, nel 1916, infatti allora egli affermava che effettivamente esistevano quelli che definiva le onde gravitazionali, ma ne parlerò successivamente. Quindi torniamo a 100 anni fa, nel 1897 per la precisione, quindi circa 120 anni, e il primo vediamo uno dei primi sviluppi nella fisica. Vedete lo schema che è stato all'epoca sviluppato, e qui abbiamo J.J. Thompson che ha scoperto che riscaldando un tubo catodico si otteneva l'emissione di qualcosa, e quindi sostanzialmente ha cercato di comprendere che cosa fosse, e ha scoperto ciò che per noi è risultato essere una scoperta molto importante, ovvero l'elettrone. Ebbene, questo dispositivo, senza che sia stato poi stravolto troppo, perché è quello che avete guardato per buona parte della vostra vita, cioè un televisore. Quindi il televisore è sostanzialmente un tubo a raggi catodici fino ad oggi, che è diventato, grazie all'elettronica digitale, molto più chiaro, molto più pulito, ma è così che è nato. Quindi un qualcosa che ha usato qualcosa che è stato scoperto dalla fisica, un dispositivo quindi che noi abbiamo usato nella nostra vita quotidiana. Ma questo era il 1897. Qualche anno dopo, 50 anni dopo in realtà, più o meno, negli anni 30 si è sviluppato l'uso dell'emulsione della pellicola per poter individuare il percorso delle particelle che si ionizzano. Vedete qui Cecil Powell nel 1947, che successivamente, e poi successivamente nel 1949 abbiamo il mesone P e il mesone K, che sono stati poi scoperti, e oggi questi sono usati per molte altre cose. Successivamente poi nella fisica abbiamo sviluppato il contatore Geiger, e quindi per la prima volta abbiamo potuto vedere elettronicamente il passaggio delle particelle. Elettronico è un termine importante a questo proposito, perché abbiamo visto l'inizio dell'uso dell'elettronica insieme alla scienza. Quindi questo contatore Geiger, che è stato usato anche per capire quant'è la radiazione emessa, ed è il primo dispositivo che è stato effettivamente usato per individuare elettronicamente. Questo non voglio dire che tutto ciò che è stato fatto di importante nella fisica si è tradotto in qualcosa che noi usiamo quotidianamente, ma ad esempio c'è una qualcosa molto molto importante per la fisica, ma che non è stato usato da nessun altro. Vedete Donald Glaser, l'inventore della camera bolle. La camera bolle è un grande dispositivo liquido che riduce la pressione, e vediamo quindi le bolle determinate dalla ebollizione consentono di far passare le particelle che si ionizzano, emettono energia, e questo causa le bolle. Ecco perché denominata la camera a bolle. Questo dispositivo per decine d'anni è stato il dispositivo più importante usato nella fisica delle particelle e in nessun altro campo, e quindi vedete, questa è una scoperta straordinariamente importante della fisica che non è stata però applicata in altri settori, e l'immagine che voi vedete è quella che è stata usata in un articolo pubblicato per dimostrare la scoperta della particella omega minus, ed è
questa è stata una previsione unica, una teoria che è stata sviluppata secondo la quale il protone e il nucleone non sono gli oggetti più piccoli che noi abbiamo, c'è un qualcosa al di sotto, i quark della substruttura, e questa è la teoria che è stata usata per poter elaborare una struttura matematica che potesse far prevedere una particella, e Murray Gell-Mann è quello che ha elaborato questa teoria per comprendere quali potessero essere le caratteristiche di massa, di cadimento e così via. E questo lo vediamo in uno strumento molto moderno che ancora una volta non è usato per nient'altro, quindi quando noi facciamo della fisica di base noi ci rendiamo conto che alcune cose sono importanti per la vita di tutti i giorni, altre invece sono semplicemente importanti per comprendere la natura. E questo è l'altro dispositivo che vorrei presentarvi perché è stato una grande scoperta nella fisica delle particelle e anche per altro tipo di applicazioni, ed è quello che ci consente di tracciare con precisione la radiazione, ed è la cosiddetta camera proporzionale a multifili, ed è uno strumento elettronico che determina il tracciamento delle particelle. Quindi invece di usare quella camera a bolle, questo dispositivo è stato usato per quasi tutto ciò che noi facciamo per studiare le particelle, sia che si tratti di dispositivi commerciali o di altre cose che noi possiamo inventare. Quindi la storia però della fisica include anche la costruzione degli acceleratori di particelle, grandi acceleratori di particelle. Innanzitutto però io vorrei sottolineare che questa storia è iniziata qui in buona parte. Infatti questo signore Bruno Touchet, che vedete nella fotografia, ha sviluppato il primo strumento usato per la collisione di due particelle, quello che noi abbiamo poi definito un collisore o collider, ed è quello che oggi poi vediamo a grande dimensione nel CERN, e vedete che è arrivato fino a 3 gigaelettronvolt. Ha mancato di poco la più grande scoperta della fisica, ma è stato l'iniziatore di questo strumento, e quindi parliamo di uno strumento della fisica che è proprio l'acceleratore di particelle. Gli acceleratori sono enormi, molto potenti, come quelli che vedete in questa diapositiva, sono quelli del CERN, ma sono solo una piccola parte degli acceleratori che esistono al mondo. Ce ne sono forse un centinaio o 200 che sono usati per la ricerca nei laboratori di fisica e in altri laboratori che comunque usano questi acceleratori di particelle. Ci sono circa 30.000 acceleratori al mondo, 5 miliardi di dollari l'anno come cifra d'affari. Ebbene, questi sono usati per tante cose che forse non ne avete contezza, sia nel settore della farmaceutica o in altri settori. Gli acceleratori di particelle sono usati per studiare i materiali, ma sono usati anche per scopi medici, soprattutto per la terapia dei tumori. Adesso ve lo mostrerò tra poco. Ebbene, questo acceleratore è il più grande al mondo che è usato per la fisica delle particelle. Ciò che viene svolto qui però non prevede solo l'acceleratore, ma l'intera tecnologia che è alla base di questo acceleratore molto sofisticato e ha grandi implicazioni, sia che si tratti di usare l'acceleratore in medicina o le tecniche e tecnologie che sono state richieste per poter arrivare a questo acceleratore. Questa è la tecnologia forse più avanzata al mondo, e una buona parte di questa è stata sviluppata al CERN a scopi di ricerca, ma anche per altre applicazioni. Quindi il vuoto viene usato in modi diversi. La criogenica per esempio è un altro settore in cui questo può essere usato per poter fare anche dei prodotti farmaceutici, e l'espertise migliore in questo settore lo si trova proprio nel laboratorio CERN. Poi abbiamo i rivelatori di particelle che comprendono elettronica e computer, quindi in realtà parliamo dell'obiettivo principale di sviluppare la scienza che può avere un effetto, gli strumenti come un grande acceleratore che vi ho detto ha sicuramente un effetto, ma
tutto quello che comporta anche la tecnologia che ci consente di arrivare a questi prodotti. E io vi faccio vedere questo esempio che riguarda proprio gli acceleratori di particelle a cui ho accennato poco fa e che ha un utilizzo pratico, perché noi possiamo usare i protoni prodotti da un acceleratore delle particelle per trattare il tumore e quindi vedete qui una piccola curva nella parte in basso a destra e con una grande spike laddove vedete i protoni in questo punto perdono buona parte dell'energia alla fine del percorso. Quindi se io so quanto materiale esiste tra me e il mondo esterno, io posso usare i protoni per entrare e far sì che i protoni rilasciano la loro energia nel tumore. Quindi di solito purtroppo la radioterapia espande la radiazione anche ai tessuti sani, non solo al tumore. Quindi noi abbiamo usato un qualcosa che è nato come strumento di ricerca per poi applicarlo invece alla medicina. Lo scopo, l'obiettivo vero del CERN è quello di sviluppare un dispositivo che consenta di portare avanti lo studio sulla fisica fondamentale. Quindi uno degli obiettivi principali era quello di comprendere se le predizioni sulla massa, se questa fosse determinata dall'energia, perché sappiamo, come dice Einstein, la formula è che l'energia e la massa sono collegate, ma non sappiamo come la massa viene ad essere creata dall'energia, quindi abbiamo una teoria di 60 o 70 anni fa e che è stata chiamata la teoria di Higgs, secondo la quale le particelle collegate sono una parte dell'acceleratore del CERN e che ci possono dare le informazioni come la massa si crei nella natura. Ed è questa adesso la curva che io vi faccio vedere. Vedete che c'è un piccolo affossamento a sinistra dove si trova il bosone di Higgs. Quindi vedete l'altra scala che invece indica la forza delle interazioni delle particelle, il cosiddetto accoppiamento. Vedete che procede in senso retto. Quindi questo però non è ciò che succede quando abbiamo l'interazione delle particelle elementari, perché in quel caso l'accoppiamento è quello che troviamo, per cui vediamo un'interazione elettromagnetica che può essere forte o può essere debole. Bene, in questo caso la forza dell'interazione dipende direttamente dalla massa e questo ha dimostrato, e non solo però, ha dimostrato che questa particella è diversa da tutte le altre particelle che conosciamo ed è collegata come la massa viene creata ed è una dimostrazione che esiste una teoria sottesa che ci porta a comprendere invece meglio la massa. Ma tante altre cose ci sono venute dallo sviluppo di questo tipo di lavoro. Ci sono stati fatti grandi progressi nel calcolo e questo è stato essenziale per poter svolgere questi grandi esperimenti, perché molti dati sono stati digitalizzati e questo ha consentito di lavorare con rapidità e nei laboratori di ricerca hanno anch'essi contribuito a far progredire questa scienza. Vedete in alto a sinistra una scala logaritmica, vedete che la potenza di calcolo è aumentata molto rapidamente nel tempo e quindi la scienza ci ha dato un grande contributo che usiamo ogni giorno e consente di comunicare tra i laboratori a livello internazionale all'Università di Stanford e al CERN e quindi la scienza adesso ha portato per l'appunto al web e lo possiamo vedere utilizzato da tutti noi, ad eccezione del fatto che è stato sviluppato in un laboratorio di ricerca, è libero e gratis ed è un qualcosa che può essere, usato da tutti noi che speriamo che continui ad esserlo. E questo è il secondo esperimento, vi ho fatto vedere il primo, adesso andiamo al secondo esperimento che io desidero
citare ed è stato svolto in Giappone ma anche in Canada. La combinazione di questi due esperimenti ci ha consentito di comprendere due cose. La prima è quella di verificare come brucia il sole e la seconda cosa che ci ha consentito di comprendere è proprio la natura di una particella molto misteriosa, e ve ne parlerò molto rapidamente, generata dal sole, i cosiddetti neutrini. Ebbene, ciò che ho scoperto, questa scoperta ha portato al premio Nobel nel 2015. Ebbene, noi tutti sappiamo o speriamo di poter riuscire a creare una fonte di energia che sarà di poco costosa nel futuro e che possa essere usata. La reazione di fusione è quella con l'idrogeno, ma sappiamo perfettamente che questo è un qualcosa che si sta studiando a Grenoble per arrivare proprio ad usare la fusione come fonte di energia. Ma io non voglio parlare della fusione, semplicemente ne parlo per dirvi che si ritiene che questa, cioè il processo di fusione, sia la fonte di tutte le stelle che bruciano, inclusa la nostra, il Sole. Quindi se guardate l'immagine che vedete a destra, nel nucleo del Sole c'è proprio una reazione della fusione, e quella che vedete è la reazione della fusione a sinistra, ed è una fusione di particelle che poi generano i protoni, e una reazione di fusione porta alla generazione dell'energia. Abbiamo poi una reazione nucleare che è un prodotto, e il prodotto di questa reazione nucleare sono i neutrini. Quindi gli scienziati stanno cercando di comprendere, sempre che riteniamo di aver compreso come bruci il Sole, stanno cercando di comprendere come vengono generati i neutrini. Questo studio è iniziato 50 anni fa e sono stati individuati per la prima volta i neutrini provenienti dal Sole, e questo è stato l'oggetto di un premio Nobel. Ma poi ci sono stati degli interrogativi da risolvere, perché anche se sappiamo che il neutrino proviene dal Sole, e vi mostrerò un'altra immagine, i numeri previsti di questi neutrini non si sono rivelati essere quelli attesi. Quindi noi vediamo i neutrini provenire dal Sole, ma quelli che sono stati rivelati non si sono dimostrati essere sufficienti o uguali a quelli che erano attesi. Quindi allora forse non comprendiamo bene come brucia il Sole, oppure brucia in un modo in cui poi produce neutrini e noi non capiamo bene come questo avvenga. Quindi questo è un dibattito che per molti anni è stato discusso dagli scienziati e è stato oggetto di vari esperimenti internazionali. Il primo che vedete è quello a sinistra, un grande serbatoio di acqua che è stato fatto con una tecnologia molto avanzata di fototubi, con una collaborazione internazionale non al CERN ma in Giappone. E questo è veramente un rivelatore straordinario che è stato costruito e che contiene una grandissima quantità di acqua, la più pura al mondo. Io ho visitato il laboratorio e i giapponesi sono veramente molto orgogliosi, vi fanno naturalmente bere un bicchiere d'acqua che vi posso assicurare al sapore dell'acqua. E però questo esperimento da solo non ha potuto risolvere il problema che noi dovevamo affrontare, ovvero il perché i neutrini si comportavano in maniera peculiare. E quindi ci è voluto un altro esperimento che è stato svolto questa volta in una miniera di nichel in Canada, nella parte nord del Canada, facendo uso però dell'acqua pesante. L'acqua pesante contiene il deuterio e l'ossigeno, quindi D2O invece di H2O. Ebbene, si è pensato che questo naturalmente poteva essere usato in vari reattori ed è stato ammassato dal governo canadese per poter fare dei reattori di questo tipo, ma non li hanno mai fatti. E comunque questo rivelatore ha potuto usare il deuterio per l'acqua pesante. Ebbene, il fattore complementare è che un rivelatore era fatto di acqua pura, un altro di acqua pesante. Ebbene, in questo modo l'uso di questi due esperimenti ci ha
successo consentito di comprendere meglio, di avere questa immagine del sole che vedete in basso, ed è questa immagine che noi otteniamo osservando i neutrini che provengono dal sole, ma ne otteniamo soltanto un terzo della quantità attesa. E questo perché? Perché i neutrini che provengono dal sole in qualche modo cambiano identità da quando partono dal sole, per così dire, a quando arrivano a noi. Questo è un fattore veramente molto particolare, ma abbiamo diversi tipi di neutrini a seconda di come nascono, e questi, come vi ho detto, cambiano in identità mentre attraversano lo spazio. Ebbene, vedete, questo è il diagramma che vi mostra proprio questo andamento. Ma infine vorrei parlare di un'ultima cosa per lasciare spazio ai commenti. Questo è l'esperimento che noi abbiamo svolto per rivelare le onde gravitazionali, ed è questo che ci ha consentito di vincere nel 2017 il premio Nobel, quindi solo 3 anni fa. Ebbene, per quanto ci riguarda, il problema era che l'effetto delle onde gravitazionali, ne parlerò soltanto brevemente, è talmente piccolo, fortunatamente, è che ha a che vedere con i famosi termini che ben conoscete, spazio-tempo. Comunque l'effetto è veramente minimale, il mondo in cui noi viviamo non viene impattato in maniera radicale da questo effetto, e infatti noi abbiamo dovuto misurare dei numeri molto piccoli. La distorsione del tempo, dello spazio-tempo, è 1/12, è la lunghezza d'onda della luce, naturalmente è quella usata nel nostro strumento, e noi abbiamo avuto anche l'aiuto della Terra stessa. Quindi ci è voluto molto tempo per sviluppare uno strumento sufficientemente sensibile a rivelare le onde gravitazionali. Ma nel 2015 abbiamo finalmente visto ciò che 100 anni prima aveva ipotizzato Einstein. Quindi vedete l'immagine in basso, è l'immagine di due oggetti che spiralizzano l'uno intorno all'altro, ed è questo che emette una piccola energia sotto forma di onde gravitazionali, e così facendo si vanno a inspirare l'uno attorno all'altro, poi si fondono. Ebbene, noi abbiamo usato due diversi strumenti separati da 3.000 chilometri. Vedete il tempo a destra, vedete che va avanti, su e giù, mentre l'altro sono le previsioni che possiamo fare calcolando proprio la teoria generale di Einstein. Quindi è un qualcosa di veramente straordinario. Ancora una volta, anche questo esperimento è stato frutto di una grande sperimentazione internazionale. Vedete, quindi circa 100 istituzioni hanno collaborato, 23 paesi che hanno lavorato a questo esperimento, e hanno ognuno svolto un particolare lavoro. Quindi, ad esempio, noi abbiamo il laser forse più straordinario che esiste al mondo, e che abbiamo dovuto sviluppare per questo strumento in particolare. Questo, per poter costruire questo laser, però ci siamo rivolti agli scienziati migliori in questo settore, e guardando nel mondo ci siamo resi conto che esistevano 3 gruppi principalmente che potevano creare questo laser: uno in Australia, uno a Stanford in California e l'altro a Hanover in Germania. Noi abbiamo chiesto la collaborazione di tutti e 3 questi gruppi per far sì che potessero costruire il laser più avanzato al mondo, e gli scienziati quindi hanno dovuto lavorare insieme, non hanno potuto concorrere gli uni con gli altri. E questo vale per tutte le altre parti dell'esperimento. Noi abbiamo creato in questo modo una collaborazione internazionale straordinaria. E naturalmente noi affrontiamo argomenti anche di cose che affrontano i governi, per esempio i diritti della proprietà intellettuale, ma noi lo facciamo di solito in maniera molto più pacifica, risolviamo più rapidamente di quanto non lo facciano i governi. Ci sono stati per esempio delle grandi differenze tra il Giappone e gli Stati Uniti in merito alla proprietà intellettuale. Noi abbiamo cercato di negoziare affinché il governo statunitense
statunitense potesse sostenere certamente le ricerche disponibili a tutti, mentre in Giappone il governo sostiene le aziende che hanno delle royalties e abbiamo dovuto affrontare queste differenze tra gli Stati Uniti e il Giappone, ad esempio. Quindi i nostri esperimenti in gran parte devono affrontare gli stessi problemi che certamente devono essere affrontati dai governi, ma noi abbiamo un approccio forse più fattivo, possiamo risolverli in maniera più efficace e impariamo gli uni dagli altri. Adesso, guardando al XXI secolo, ciò che noi che adesso vi mostro non è anomalo ed è il normale corso delle cose, un qualcosa che forse avete già visto, perlomeno negli Stati Uniti, sulla pagina del New York Times. C'è stata proprio la notizia che ha colpito i titoli del New York Times ed era l'immagine di un buco nero. Certamente immagino che abbiate visto anche voi questa splendida immagine del buco nero. Bene, anche questo è il risultato di una collaborazione di strumenti e di gruppi di studiosi che in vari paesi formalmente non avevano nulla a che fare gli uni con gli altri. 7 strumenti diversi ci sono voluti, ognuno di questi con collaborazioni tra diverse istituzioni, diversi paesi. I dati poi sono stati raccolti in maniera tale che si potesse virtualmente creare uno strumento grande quanto la Terra, e quindi tutto questo è stato fatto in maniera informale per poter lavorare insieme, per poter andare al di là delle frontiere. E questa è l'immagine per l'appunto del buco nero che si è così ottenuta. Ma guardando al futuro, e tutto questo può succedere costantemente e continuamente, ciò che vi ho fatto vedere e che riguardava questi ultimi 50 anni sarà uguale anche per il futuro. Un altro esempio, per esempio, un'altra grande collaborazione internazionale ora in atto per costruire il telescopio più avanzato al mondo per poter guardare il cielo e capire cosa succede. Si tratta dell'LSST, il telescopio di sinaptico di ricerca, ed è questa la più grande fotocamera che sia mai digitale che sia mai stata costruita, e per ogni 2 giorni per 10 anni questo telescopio fissato sul cielo ci fa comprendere come il cielo si modifica, e questo ci comprende anche di comprendere, forse speriamo, uno degli interrogativi principali della fisica, ovvero la materia, l'energia oscura. Naturalmente poi parliamo anche delle onde gravitazionali, del rivelatore delle onde gravitazionali. Questo è stato costruito per esempio in Sardegna, che ha uno strumento di altissima sensibilità costituito da una grande tecnologia e criogenico e localizzato molto in profondità nella Terra. E quindi ancora una volta questa è la stessa idea di cui parlavo prima, rappresenta esattamente la stessa idea di cui parlavo prima. Quindi adesso vorrei raggiungere delle conclusioni per poi lasciare a voi la parola. Quindi noi parliamo di grandi strutture su grande scala che si basano su una collaborazione internazionale, ed è questa la via per poter far progredire la scienza, per poter arrivare a delle grandi scoperte. Contemporaneamente questo tipo di ricerca è internazionale. Noi condividiamo i risultati, condividiamo gli sviluppi anche tecnologici, e questo è un beneficio per la società stessa, è un progresso ed è un feedback che ci consente di lavorare insieme, perché lavorando insieme possiamo creare una scienza migliore. E adesso vorrei fare dei commenti di queste strutture su grande scala ad alta tecnologia. Consentono di condividere la scienza andando al di là delle frontiere. Questo è un grande movimento che ci consente di far sì che queste scienze, questi risultati della scienza, una volta pubblicati, possano dare l'accesso a tutti. Quindi questo è un qualcosa che noi scienziati sosteniamo. Questo è un problema chiaramente
Presidente, molto critico perché coinvolge anche le aziende. Aziende hanno un obiettivo di profitto, ma noi ancora non abbiamo risolto questo problema globalmente, ma esiste il movimento affinché tutta la scienza che viene sviluppata risulti essere aperta. Ma noi condividiamo anche la supervisione e la gestione delle strutture tra i diversi paesi coinvolti, e questo significa fiducia, significa una struttura e significa agire in maniera formale e informale. Lo facciamo di solito e soprattutto condividendo i compiti tecnologici. Voi costruite questo, io costruisco questo, in maniera tale che ci sia anche una suddivisione delle risorse economiche. Poi abbiamo proprio questa parte che io ritengo molto interessante, di condivisione della supervisione e della gestione. E se io lavoro in una struttura che è in Giappone, io devo avere diritto di parlare di questa struttura e della sua gestione, quindi chiaramente gli stakeholders, i portatori di interesse, devono poter far sentire la propria voce, poter controllare questa struttura e condividere anche quelli che sono i risultati degli sviluppi tecnologici. Io ne ho già parlato. Vi ho già parlato delle questioni di proprietà intellettuale tra il Giappone e gli Stati Uniti, ma noi vogliamo che la società possa beneficiare dagli sviluppi tecnologici che vengono ottenuti. Poi abbiamo l'educazione scientifica e le opportunità di questa educazione scientifica. La scienza, secondo me, è una grande opportunità per far sì che le persone da tutto il mondo possano lavorare insieme e possano soprattutto dedicarsi ad un ambiente dove poter apprendere la scienza, e la scienza la si può apprendere meglio se si collabora con dei grandi scienziati, e la collaborazione quindi consente anche la combinazione di idee e di risorse. Vi ho parlato dei laser, questo è un buon esempio della collaborazione a livello internazionale che ci consente di far uso della scienza migliore che esista in quel settore in quel momento. La società e i governi naturalmente beneficiano dal lavoro che viene svolto insieme nel campo scientifico ed anche nei risultati che ne derivano nella tecnologia determinata. Questo non è nuovo, per cui la Royal Society inglese ha trovato tre modi diversi secondo la quale la scienza può influire sulla società, e io vi parlerò di questi tre punti. La definiscono diplomazia della scienza. Innanzitutto vediamo il primo elemento: la politica estera in qualsiasi paese deve contenere anche delle informazioni scientifiche, e purtroppo il mio stesso paese non pone o non presta grande attenzione ai consigli della comunità scientifica. Ebbene, io credo che proprio il modo migliore perché la scienza possa avere un impatto sui governi è dare la propria consulenza, e questa è stata denominata dalla Royal Society scienza nella diplomazia. Il secondo elemento è promuovere, fornire la cooperazione scientifica internazionale. È un qualcosa che gli scienziati possono fare, diversi paesi lavorare naturalmente allo stesso progetto, come vi ho detto il progetto ITER, che ha visto la collaborazione di 7 diversi governi, e questa è la diplomazia per la scienza, ed è buona parte di quello di cui ho parlato, però riguarda il terzo punto, ovvero usare la cooperazione scientifica per migliorare le relazioni internazionali tra i paesi. E perché? Perché condurre esperimenti scientifici può anche portare a migliorare le relazioni internazionali, per esempio superare i problemi di proprietà intellettuale, ed è questa che è denominata scienza per la diplomazia. Quindi sono queste le tre caratteristiche che possono essere ritenute fondamentali che la Royal Society ha formalizzato. Grazie. Invito anche il professor Maiani a raggiungerci qui al tavolo. Sono Luca Fraioli di Repubblica, e naturalmente ringrazio l'Enciclopedia Italiana e l'Accademia Nazionale dell'Incei per darmi l'opportunità di condurre questa doppia intervista
a due scienziati come il professor Berisch e il professor Maiani. E vorrei iniziare innanzitutto ringraziando il professore per questa, diciamo, carrellata di una lezione di fisica delle particelle condensata in pochi minuti, fatta da un premio Nobel. Insomma, non credo che sia di tutti i giorni un'occasione del genere. Dopo aver ringraziato il professor Berisch, naturalmente vorrei chiedere al professor Maiani un commento sulle parole con le quali ha concluso, soprattutto, cioè sull'importanza della scienza nella diplomazia, per la diplomazia. No, è molto bello quello che le tre formule che ha usato la Royal Society. Professore, ecco, se vuole. Ma prima di tutto vorrei ringraziare Barry Barish per questo bellissimo discorso e questa visione un po' generale di quello che è la ricerca avanzata oggi, soprattutto nella fisica e nelle grandi infrastrutture. Certo, i tre punti sollevati da Barry sono i tre punti forti dell'azione che la collaborazione internazionale nella scienza può portare nei rapporti tra i popoli. E, diciamo, noi siamo molto orgogliosi che in fondo il primo esperimento in questo è stato fatto proprio in Europa con il CERN e con l'attiva partecipazione della comunità italiana. Ricordiamo che Edoardo Amaldi, Pierre Auger sono stati i promotori di questa impresa. La cosa fondamentale che mi ha sempre colpito è in fondo l'ultimo punto del discorso del professor Barish, e cioè che la collaborazione internazionale crea nei diversi paesi una comunità di persone che si conoscono, che si capiscono e che hanno gli stessi obiettivi. Abbiamo avuto un esempio formidabile in questo proprio durante la guerra fredda tra l'Occidente e l'Unione Sovietica. I fisici dell'Unione Sovietica e i fisici italiani hanno sempre agito come un elemento di mutua comprensione, un elemento che poteva riscaldare, forse perché la guerra era fredda, diciamo, riscaldare gli animi durante la guerra fredda. Il CERN ha collaborato con Serpukhov durante gli anni più difficili della guerra fredda. Questo dialogo non si è mai interrotto. Io penso che, diciamo, il fatto che certe corde siano arrivate al punto ma non si siano spezzate è anche dovuto all'azione positiva di grandi personaggi che abbiamo avuto, Edoardo Amaldi, ma anche Sakharov, anche Okun, e ne conosco tanti altri. C'è una bella immagine che io ho sempre portato in giro come direttore del CERN. Negli anni 50 improvvisamente apparse nei cieli di Ginevra un cargo sovietico che atterrò all'Università di Ginevra, e naturalmente suscitando grande scalpore la stampa, eccetera, e questo cargo era venuto per caricare un rivelatore di particelle costruito al CERN da portare a Serpukhov. Era un bellissimo esempio di una collaborazione internazionale che ha lasciato tutti un po' stupiti. Noi abbiamo ripetuto più tardi, su una scala meno drammatica, una cosa simile con gli Stati Uniti, quando il professor Richter ha propiziato un volo di un cargo della US Air Force che, atterrato a Genova, ha imbarcato un magnete superconduttore fatto a Genova da Lansaldo per portarlo in California all'esperimento Babar. Questo scambio di know-how, reale know-how, tra diverse componenti scientifiche è un fattore di unione tra blocchi che effettivamente noi vorremmo si ripetesse oggi molto più su scala molto più vasta di quello che vediamo. Parliamo di condivisione, dobbiamo condividere i microfoni.
microfoni, essendo diciamo, due microfoni per tre persone, ma intanto appunto siamo nell'ottica di una condivisione delle competenze, delle facilities, quindi ecco, queste sono appunto le conseguenze di ricerca fatta su grande scala. Però vorrei fare un passo indietro per poi tornare naturalmente sui temi che ha affrontato il professor Maiani, per raccontare come nascono, però con quale entusiasmo e anche con quali difficoltà queste grandi imprese. Quindi vorrei chiedere al professor Berisch, che diciamo, ci ha accennato della scoperta delle onde gravitazionali, del progetto LIGO, mettendolo insieme ad altri grandi esperimenti. Ricordiamo che il professor Berisch appunto ha vinto il Nobel per essere stato tra i promotori e i coordinatori di questo grandissimo esperimento. Allora, volevo sapere da lui, ricordando che nel 1994 la National Science Foundation accetta di finanziare questo esperimento con una cifra di 395 milioni di dollari, ecco, come si fa a convincere l'opinione pubblica, ma naturalmente chi decide, chi poi eroga finanziamenti così cospicui, a investire su un progetto che darà risultati 20 anni dopo, 15 anni dopo. Ecco, quanto è stato difficile e come siete riusciti in questa impresa già all'inizio a partire? Dovete immaginare che se si ha un'idea che costa soldi e dovete essere determinati, perché naturalmente sarà difficile ottenerla e realizzarla. Ebbene, tutto ciò di cui abbiamo parlato, che porta ad un grande evento, a meno che non si tratti di fortuna, ebbene, tutto questo implica anche un'altra caratteristica, ovvero la disponibilità di assumersi dei rischi. E può darsi che poi non si arrivi a nulla, ma noi non possiamo perseguire solo delle cose che sappiamo come fare o di cui sappiamo la risposta, altrimenti non ci saranno mai delle scoperte. Quindi noi dobbiamo convincere il governo o chiunque del fatto che ciò di cui noi parliamo, che desideriamo fare, richiede delle risorse, ma può naturalmente anche non portare a niente, quindi è una sfida, ma richiede delle risorse. Ebbene, nel nostro caso noi siamo stati estremamente fortunati, e questo non vale sempre. La National Science Foundation statunitense per la scienza è sicuramente una delle organizzazioni in assoluto migliore che noi abbiamo nel campo scientifico negli Stati Uniti. È sostenuta dal Ministero dell'Energia ed anche dalla NASA e non solo. L'istituto però, l'istituzione che può assumersi questo tipo di progetto di cui vi ho parlato, forse Einstein sbagliava, non possiamo arrivare alle onde gravitazionali, ebbene l'unica istituzione era proprio la National Science Foundation. Noi avevamo un gruppo di finanziatori negli Stati Uniti che poteva dedicare risorse alla scienza, ma lo statement della missione, perché tutte le agenzie statunitensi hanno una missione, bene, la missione della National Science Foundation è molto semplice, ovvero la scienza. Quindi la NASA, per esempio, ha a che fare con la presenza degli Stati Uniti nello spazio e di tante altre cose. Invece la National Science Foundation ha una missione molto chiara, la scienza, e quindi è un'agenzia che promuove e sostiene la migliore scienza possibile e non ha altro come sua missione. Quindi chiaramente però come possiamo affermare che la nostra richiesta è la migliore? Ebbene, la fondazione deve essere nelle mani degli scienziati migliori, quindi a capo della National Science Foundation certamente non ci sono dei burocrati ma dei grandi scienziati. Lo scienziato che all'epoca era dirigeva la National Science Foundation era un fisico nucleare, quindi un consulente anche di Clinton, che comprendeva perfettamente che cosa implicasse la ricerca sulle onde
gravitazionali. Quindi chiaramente noi abbiamo dovuto parlare con un qualcuno che sapevamo avrebbe compreso ciò di cui parlavamo e non un burocrata. Quindi no, questa è stata la nostra fortuna. E soprattutto siamo stati fortunati perché la National Science Foundation è rimasta con noi, ci ha sostenuto per molti anni. E quindi io credo che forse proprio l'eroe della nostra storia è la National Science Foundation. Grazie professor Berisha. Volevo chiedere al professor Maiani se è stato altrettanto fortunato quando da direttore generale del CERN doveva avviare la costruzione del Large Hadron Collider, quello che come abbiamo visto poi avrebbe portato alla scoperta del bosone di Higgs, se si doveva rivolgere in quel caso ad una comunità di scienziati o invece a dei decisori politici e come ha fatto. Ricordiamo che penso non sia cambiato molto, ma i paesi europei contribuiscono con 1,2 miliardi l'anno al CERN e che ogni paese dà una quota che è in qualche modo legata al proprio prodotto interno lordo. Ecco, in quegli anni, parliamo credo della fine anni 90, c'era da ideare, progettare una nuova macchina e metterla in costruzione. Come andarono le cose? Beh, è stata una discussione molto lunga che è cominciata verso metà degli anni Ottanta e si è concretizzata negli anni 90. È stata una discussione lunga con i diversi governi, ma l'elemento centrale è più o meno quello che ha detto Barish, cioè l'autorevolezza e la visione di un certo numero di scienziati, e tra questo metto Carlo Rubbia, dei miei predecessori al CERN, Chris Llewellyn-Smith, il mio diretto predecessore, che hanno in qualche maniera convinto non solo i politici ma anche la comunità scientifica che quella era la strada da prendere. E il CERN poi ha tutto un suo sistema, diciamo, complesso di decisioni che passano attraverso un dialogo continuo tra la scienza e la politica, che ha portato ad approvare la partenza di LHC. Naturalmente questo è solo il primo passo, perché poi nella costruzione di un oggetto complicato come poteva essere il LIGO e come era sicuramente l'LHC, ci sono molte tempeste, alti e bassi, e qui devo dire nel caso di LHC è stata la comunità scientifica che lo ha fortemente voluto e quindi non si è separata in lotte intestine, in visioni contro, ma ha voluto proseguire anche in mezzo a notevole difficoltà in questa strada. Ecco, lei mi raccontava prima un episodio anche con un politico italiano molto famoso a proposito anche dei tempi di realizzazione e anche dei tempi che sono necessari per ottenere dei risultati. Ce lo vuole? Sì, diciamo la cosa che di cui occorre persuadere i politici è l'idea di una programmazione a lungo termine. Anche gli scienziati, la costruzione dalla prima idea alla costruzione di LHC ci sono passati 5 direttori del CERN, che vuol dire 25 anni, 5 ciascuno, e ognuno di questi direttori ha ripreso la croce sulla spalla e l'ha portata avanti nella stessa direzione. I politici sono abituati che quando il governo cambia il ministro dice no, tutto quello che è stato fatto prima è tutto sbagliato e bisogna ricominciare da capo. Io feci feci un seminario, una conferenza al Senato italiano su LHC ai primi anni 2000, quando eravamo ancora agli inizi, e raccontai tutta la storia. Alla fine l'unico che mi fece una domanda fu Andreotti, che si sorprese molto e mi disse: ma voi veramente pensate che questa cosa accadrà tra 10 anni? Naturalmente io dissi sì, lo pensiamo. Infatti ci sono voluti 12, però insomma, diciamo, non siamo andati molto, molto lontano. Ecco, professor... E abbiamo avuto un aumento di costo che è intorno al 20-30%. Se uno pensa a quanto costano i progetti finanziati delle volte dallo Stato italiano, diciamo... Professor Berisha, queste due storie scientifiche che stiamo raccontando, LIGO e LHC, appunto nascono negli anni 90.
è cambiato qualcosa nell'interazione tra la scienza e la società, tra la scienza e la politica? Cioè, se oggi lei dovesse tornare alla National Science Foundation o comunque dalle autorità politiche, dai decisori politici, troverebbe lo stesso ascolto o c'è più difficoltà, secondo lei? Credo che oggi sarebbe più difficile, sicuramente più difficile di quando abbiamo iniziato. Perché? Perché è più difficile? Perché adesso il termine più usato è responsabilità, accountability, e certamente la National Science Foundation comprende ciò che noi stiamo facendo, ma la NSF si è evoluta negli Stati Uniti, ma non soltanto negli Stati Uniti c'è stata questa evoluzione, c'è meno fiducia e più senso di responsabilità, di accountability. Quindi un politico che non comprende la scienza è chiaro che potrebbe non essere d'accordo sulle risorse necessarie. Ma ancora una volta, negli Stati Uniti, ma non solo negli Stati Uniti, ma io chiaramente conosco meglio la mia patria, ebbene, negli Stati Uniti abbiamo poca possibilità di far arrivare un input scientifico nella decisione politica del nostro governo. Quindi certamente senza un buon consiglio scientifico, allora le decisioni possono essere prese a scopi politici piuttosto che a scopi scientifici. Professor Maiani, se lei tornasse in Senato oggi, secondo lei troverebbe un audience più sensibile o le farebbero qualche domanda in più? Ma questo non lo so, ma quello che so è che noi torneremo dai politici con dei progetti e cercheremo di cavarcela nel migliore modo possibile. E ci torneremo, perché la scienza ha bisogno di nuovi progetti, i ragazzi giovani hanno bisogno di challenge con cui misurarsi, e quindi noi torneremo a parlare e vedremo qual è la risposta e cercheremo di inventare dei modi, non inventare degli argomenti, gli argomenti ce li abbiamo, ma inventare dei modi con cui parlare ai politici e alla società per convincerli che la scienza fondamentale è un elemento essenziale della nostra società, senza la quale la società non va avanti. E l'innovazione ha bisogno di queste grandi imprese, perché c'è l'innovazione che nasce dall'industria, è innegabile, il technology transfer, eccetera, ma c'è anche l'innovazione, e qui devo dire Bari è stato bravissimo nel partire, la partenza è stata la scoperta dell'elettrone. Diciamo, non possiamo negare che la scoperta dell'elettrone non è stata fatta per migliorare la luce delle candele, non è stata fatta per migliorare i trasporti delle carrozze a cavallo, è stata fatta per la scienza fondamentale. E quel tipo di innovazione che nasce senza la spinta del mercato, senza la spinta delle cose pratiche, è diventato ormai un elemento insostituibile della nostra società. Quindi torneremo. Bocca al lupo. e Bari tornerà. Sì, infatti poi chiederemo con quali progetti tornerete entrambi in futuro. Volevo chiedere al professor Baric appunto quanto è importante la comunicazione, è in qualche modo il mio lavoro, siamo qui per questo, proprio per raccontare questi progetti al pubblico, per rendere partecipe l'opinione pubblica dello sforzo, dell'investimento di intelligenza e di denaro che si fa. Quanto è stato importante per l'AIGO saper comunicare cosa si stava cercando, cosa avrebbe portato questa scoperta in termini di conoscenza, ma anche in termini di ricadute tecnologiche in innovazione e, come diceva lei, anche in termini di diplomazia, di collaborazione tra comunità diverse? Penso che non solo sia importante,
ma è parte di quello che è la natura umana, perché noi siamo tutti curiosi del mondo che ci circonda e quando siamo bambini poniamo tante domande. Da adulti la maggior parte di noi non si interessa alla scienza, ma coloro che si interessano alla scienza mantengono quella stessa curiosità di ciò che è stato trovato, ciò che ancora non è stato trovato. Forse gli animali non hanno la stessa curiosità, ma noi vogliamo sapere come tutto funzioni ed è la nostra responsabilità, il nostro compito come scienziati comunicare questi interrogativi per far sì che ci sia anche lo stesso nostro entusiasmo, ma che ci siano anche chiaramente le controversie che la scienza genera. Quindi noi andiamo sempre avanti per cercare di trovare i modi migliori per comunicare, sia che si tratti di farlo tramite social media o altri canali, perché la scienza deve essere parte della comunicazione, gli scienziati devono essere parte del dialogo. Grazie professore. Professor Magnani, tornando invece appunto alla diplomazia e al ruolo della comunità scientifica internazionale, il CERN porta il nome Europa nell'acronimo, in realtà sappiamo che lavorano ormai scienziati di tutto il mondo, no? Ecco, ed è nato subito dopo la guerra, è stata una di quelle iniziative che hanno permesso ad un continente diviso, ferito dal secondo conflitto mondiale, di riunirsi e trovare insieme, diciamo, ecco, quanto è importante che in quell'area compresa tra la Svizzera e la Francia ci siano migliaia di scienziati provenienti da tutto il mondo, anche da paesi che sono in conflitto in questi mesi, in questi anni, e però lì lavorano fianco a fianco allo stesso esperimento. È un esempio di quello che dicevamo prima, cioè che quello che mi colpisce appunto è che intorno a una macchina come può essere l'EHC, ma come può essere l'AIGO, eccetera, ci sono persone che vengono da civiltà o da culture che sono in lotta tra di loro. Diciamo, noi abbiamo in CMS pakistani, indiani che lavorano fianco a fianco, eccetera. Uno si chiede perché. E il perché è molto semplice, perché diciamo il mondo della scienza ha degli eroi in comune e gli eroi dei giapponesi, dei pakistani, degli indiani nella scienza sono gli stessi, sono Fermi, Einstein, Yukawa, eccetera. E quindi diciamo c'è un terreno comune e su questo terreno comune si può costruire una collaborazione reale, una collaborazione per fare le cose reale, che prescinde dalle difficoltà ideologiche o dalle difficoltà religiose o di altro genere. Quindi diciamo, e questo in fondo è la cosa a cui noi scienziati vorremmo tendere, cioè vorremmo tendere ad una umanità in cui la gente si capisce, non ci sono diversi, alieni, nemici, ma in realtà ci capiamo perché abbiamo tutti quanti una cosa da condividere, il fatto di stare sullo stesso pianeta, che già è una cosa molto importante. E quindi penso che questo esempio vada approfondito. Però vorrei fare una domanda rivolta a entrambi, iniziare dal professor Berisch. Ci è stato spesso raccontato che la conquista dello spazio in realtà è stato un obiettivo raggiunto in tempi relativamente brevi dagli Stati Uniti, perché c'era una grande competizione con l'Unione Sovietica al tempo. Bisognava dimostrare di essere più bravi, di arrivare prima. Addirittura di recente, quando si è celebrato i 50 anni della nascita di Internet, persino Internet è stato ricondotto a questa grande competizione scientifica e tecnologica tra Stati Uniti e Unione Sovietica. Allora, come si è passati dalla competizione tra superpotenze alla cooperazione, alla collaborazione? E l'altra domanda che voglio fare è se però, ecco, la competizione, che nessuno auspica di tornare naturalmente alla guerra fredda, se però la competizione non è un motore di progresso in qualche modo, se se ne può fare a meno. Vorrei rispondere all'ultima sua osservazione per prima.
Penso che ciò che veramente spinge gli scienziati sia la scienza, non la competizione. Il fatto che esista competizione è certamente naturale, perché gli istituti sono diversi, le nazionalità sono diverse, le persone sono diverse. E ci sarà sempre un qualche livello di competizione tra lei e qualcuno che le sta accanto, ma ciò che per la maggior parte di noi che si dedicano alla scienza è veramente importante è la scienza. Ciò che è cambiato forse è il fatto che ci rendiamo conto che oggi, lavorando insieme al di là delle frontiere, abbiamo una comunanza di interessi, di capacità, di aspettative, e quindi un'unione piuttosto che una concorrenza. E, ripeto, la concorrenza non è scomparsa, ma non è così importante all'interno di queste grandi imprese scientifiche e tecnologiche, diversamente da quello che magari è stato nel passato. Per quanto attiene invece alla prima parte della sua domanda, cioè da un punto di vista individuale, ebbene, credo che sia normale nella natura dell'uomo avere una certa inclinazione alla competitività, ma noi oggi abbiamo in fondo una comunità forse più uniforme, più capace di lavorare insieme. Professor Maiani, lei vuole aggiungere qualcosa? Ecco, come insomma, questo passaggio dalla competizione alla cooperazione, alla collaborazione tra paesi per raggiungere traguardi come quelli di cui stiamo parlando? Ma diciamo, nella scienza fondamentale la collaborazione è più facile. Lo sapeva anche De Broglie quando ho scritto la lettera, che è la prima immaginazione del CERN, disse: se fare una collaborazione europea nella scienza fondamentale è più facile, perché lui aveva detto, per la intrinseca verità della scienza fondamentale. Cioè, è più facile. È chiaro che la corsa allo spazio coinvolge elementi diversi, cioè non possiamo poi entrare in un mondo in cui tutti si amano e tutti... La competizione c'è. Nella scienza fondamentale la competizione è più portata a livello della competizione tra gruppi su degli argomenti scientifici, piuttosto che una competizione tra nazionalità. E quello è la differenza, va bene? Quindi, nella scienza fondamentale è più facile. Ciò non toglie che l'altro elemento è l'abolizione del segreto. È il segreto quello che fa la competizione dura. E devo dire che anche qui un grande scienziato l'aveva capito subito, quando addirittura durante il progetto Manhattan, quando ancora non si sapeva dove sarebbe arrivato il progetto Manhattan, Bohr andò da Roosevelt e da Churchill per dire: voi dovete condividere il know-how che state raccogliendo con l'Unione Sovietica, perché questo farà sì che non ci sia una corsa agli armamenti. Purtroppo Roosevelt è morto, Churchill l'ha trattato malissimo e Bohr disse: ci ha trattato come due scolaretti, ci ha rimproverato come due scolaretti, e siamo andati alla Guerra Fredda. Quindi diciamo, l'elemento base della collaborazione nella scienza è, nella scienza fondamentale, è il fatto che i risultati sono di tutti. Gli eroi sono di tutti e i risultati sono di tutti. Certo, il segreto, che per certi versi, in certi casi, è chiaro che uno non può, c'è la competizione industriale, eccetera, però quello è un elemento difficile da superare. Occorre la visione politica del capire che però anche i popoli non possono fare a meno uno dell'altro. Una domanda al professor Berish, poi vorrei sentire anche il parere del professor Maiani, che non me ne voglia il professor Berish, non vuole essere una provocazione, ma proprio in occasione del premio Nobel assegnato a lei, a Kip Thorne, a Rainer Weiss per la scoperta delle onde gravitazionali, The Atlantic, un noto magazine americano, scrisse in modo polemico che
premiare tre persone quando un esperimento è costituito in realtà dal lavoro di migliaia, appunto un'opera collettiva, una scoperta ormai di big science, quindi un'opera collettiva fatta da migliaia di scienziati, ecco, assegnare, viste le regole del Nobel, il Nobel a tre persone è anacronistico. Volevo sapere se cosa ne pensate e se anche... Però mi piacerebbe sentire anche cosa ne pensa il professor. Qui rispondo io. La risposta è chiara. Se non ci fossero state queste tre persone, l'IGO non ci sarebbe stata. È inutile. Su questo non credo che ci siano dubbi. E quindi era più che sacrosanto premiare le tre persone che sono quelle che hanno reso possibile. Poi questo non vuol dire che le altre persone che hanno collaborato non contavano niente, questo è evidente, però Nobel in quel caso è riuscito a riconoscere la cosa. Nel caso del bosone di Higgs, che è l'altro elemento, la questione era un po' più complicata. Però certo che se uno guarda la parte teorica, vabbè, Higgs, Englert, eccetera, nel 64 hanno fatto questo progresso, quindi andavano premiati, non c'erano dubbi. Però effettivamente all'interno di LHC e del CERN era più difficile riconoscere chi erano i responsabili, perché c'era anche la gestione del laboratorio, eccetera. Quindi, diciamo, lì è più complicato, anche se io avrei identificato tre persone che sono quelli che veramente hanno concepito la macchina, gli esperimenti, senza i quali non si sarebbe fatto. Ma qui andiamo. Ma infatti, professore, io credo che l'articolo volesse sottolineare, naturalmente non nel caso specifico, non nel caso specifico del premio per le onde gravitazionali, ma che il Nobel, continuando a premiare dei singoli individui e non essendo un premio che può essere attribuito ad un gruppo di ricercatori, rischia di raccontare una scienza che è appunto una scienza di alcuni decenni fa e non è più quella dei grandi gruppi. Però ecco, voglio sentire il parere del professor Bari su questo. Yeah, I think you can make those criticisms, arguments, but the bottom line, I think, is that science is a human endeavor. And once we take the human out of it and just make it institutional, we've lost something big. And one reason the Nobel Prize is good for science, I think, is that each one, when it's awarded, actually is big news around the world because science becomes important and some humans are identified. Without identifying human beings, I'm not sure that it would be as good for science. Whether they do it right or wrong or get it, that's a more complicated question. But I think it's not quite like the Peace Prize, which is given for institutions. And it is really because it is doing science is part of what we do to try to understand the world around us as human beings. Ed ecco, avviandoci verso la conclusione, il professor Maiani diceva che tornerà lui o i suoi colleghi del CERN a proporre nuovi progetti. A lei, professore, volevo chiedere cosa proporrete di nuovo alla National Science Foundation, alle autorità americane, che tipo di progetti avete in cantiere, ambiziosi come lo è stato LIGO finora? Yeah, LIGO was a first of a kind. So LIGO è stato il primo del suo genere e in questo caso particolare che può darsi ancora non sappiamo cosa fare, ma abbiamo dato il via ad un nuovo ramo della scienza, ovvero esaminare l'universo attraverso la gravità. E quindi questo lo si fa non attraverso una radiazione elettromagnetica. È un po' come Galileo nel 1608, quando per la prima volta è stato guardato il cielo non soltanto con l'occhio umano, ma attraverso il telescopio, e si è visto Giove per la prima volta che ha mostrato di avere delle lune. E quindi questo è l'inizio, non è la fine di un'astronomia moderna, un qualcosa che è stato iniziato 400 anni fa con Galileo, che ha fatto grandi progressi da allora. Quindi io amo pensare che abbiamo iniziato
iniziato, forse sono un po' presuntuoso, ma diciamo che forse abbiamo aperto una porta, così come Galileo ha fatto, per guardare in maniera diversa il cielo, e nei prossimi 100 anni o 400 anni potremo imparare molto di più e comprendere quindi come la gravità ci invia dei segnali per farci comprendere l'universo. Quindi nel nostro caso specifico noi sappiamo come costruire e progettare dei dispositivi che possano essere molto più sensibili rispetto a quelli che hanno scoperto le onde gravitazionali, quindi non soltanto i nostri, ma anche quelli che penso saranno sviluppati qui in Italia e in Sardegna. Abbiamo tante diverse idee negli Stati Uniti su quello che possa essere, che si può fare, e che sicuramente le prossime generazioni lo faranno ancora meglio per poter affrontare meglio le onde gravitazionali per il futuro. E invece, professor Maiani, per quanto riguarda la fisica delle particelle, sappiamo che in questi mesi la comunità scientifica si sta interrogando su quale macchina progettare e costruire per sostituire l'HC, che appunto ha dato i risultati che abbiamo visto. Secondo lei, appunto, in che direzione si andrà? Se c'è una, secondo lei, la disponibilità, la comprensione della società civile, della politica, che deve poi assecondare questi progetti, proprio anche in vista dei tempi lunghi? Io adesso non so quali sono le previsioni, no, dello spegnimento di una macchina e quando ci sarà il primo run, come si dice in gergo, di un nuovo acceleratore. Come si fa a raccontare questa grande... Cioè, siete gli ultimi costruttori di cattedrali, sostanzialmente, cioè che lavorano per far poi ottenere risultati a generazioni di fisici successive. Beh sì, c'è una grande discussione nel campo della fisica, non solo in Europa ma anche in altre parti del mondo. C'è un traguardo che è quello di migliorare l'energia di LHC, cioè di arrivare a un'energia che sia 10 volte quella di LHC. Abbiamo tutti il sospetto che in questo nuovo salto in avanti si possano rivelare le parti della teoria che conosciamo adesso che permettano un ulteriore avanzamento, un'ulteriore unificazione. Non ci sono delle idee molto chiare, però è chiaro che l'esplorazione dei prossimi 10 di energia sarà cruciale. È un'impresa molto difficile e non è chiaro che l'Europa possa sostenere da solo un progetto di questo genere. Forse sì, i tempi sono cambiati, continueremo a lavorare e ancora non credo che siamo ancora così maturi da andare direttamente dai nostri capi a fare delle proposte, però non ci metteremo molto ad arrivare a questo e speriamo che la collaborazione internazionale continui in questo campo come è andata avanti fino adesso e che la comunità dei fisici sappia lavorare in maniera congiunta per il prossimo traguardo. Io, grazie, ho un'ultima domanda, però visto che c'è qualche minuto, forse due domande dal pubblico riusciamo a farle, se siete d'accordo, professori, altrimenti... Non so se c'è un microfono che può andare in platea oppure cedo il mio. C'è qualcuno che vuole appunto intervenire e fare una domanda al professor Baric, al professor Maiani? Sì, c'è una domanda qui, proprio dietro di me, chiedo scusa. Allora le passo il mio microfono. Grazie, grazie moltissimo per queste bellissime discussioni e per la lezione ovviamente che ci ha dato il professor Baric. Ero curiosa, appunto, avendo a disposizione sia il professor Maiani che il professor Baric, di sapere nei futuri progetti, come in particolare proprio ET, Einstein Telescope, se c'è qualcosa che si può imparare e cosa dalla lezione del CERN per un osservatorio di onde gravitazionali europeo. Ecco, questo è. Sì, professore. I'll give one example. Io vi farò un esempio e che credo sia il
il motore che motiva il futuro del CERN e delle onde gravitazionali. Noi come fisici possiamo spiegare perché siamo qui, non possiamo spiegare perché siamo qui, e quindi noi prendiamo l'energia, abbiamo il Big Bang e noi sulla base di quello che conosciamo sappiamo che esiste materia, tanta materia quanto antimateria, questo ce lo dice la fisica che conosciamo, ma noi siamo in un mondo dominato dalla materia, come fisici non lo possiamo spiegare. E che cosa è successo nell'universo primordiale che ha creato una asimmetria tra la materia e l'antimateria e che ha fatto sì che alla fine ci fosse la materia, i pianeti, le galassie e noi. Ebbene, per spiegare tutto questo dobbiamo conoscere di più della fisica di quello che conosciamo oggi, e una parte di questo è discusso dalla fisica delle particelle, cioè l'obiettivo per esempio di quelli che saranno i prossimi dispositivi della fisica delle particelle. Questo ha a che fare con i neutrini, ad esempio, ma anche hanno a che fare con la stabilità dei protoni o meno, ma ancora non possiamo dire. Il secondo modo per poter comprendere meglio l'universo primordiale, molto diverso ma che può essere utile, ovvero costruire dei rivelatori delle onde gravitazionali sufficientemente sensibili da ottenere dei segnali dell'universo primordiale. Noi sappiamo che tutto arriva attraverso la radiazione elettromagnetica, che però non ha potuto penetrare prima di 400 miliardi dopo il Big Bang. Se noi possiamo comprendere ciò che invece è successo prima, allora noi possiamo andare indietro nel tempo e capire i fotoni e le onde gravitazionali in linea di principio, ma ancora non sappiamo come farlo, ma in linea di principio possono tornare ai primi istanti del Big Bang. Quindi queste sono due vie molto diverse, ma possiamo affrontare questo problema fondamentale della scienza e vederlo in due modi diversi per poter ottenere le informazioni necessarie perché si possa spiegare la nostra presenza qui. Professor Maiani, invece, ecco, lei ha qualcosa da aggiungere su se il modello CERN, noi sappiamo che Virgo, che è un rilevatore di onde gravitazionali, è una collaborazione italo-francese. La domanda chiedeva forse se c'è un modello CERN che è applicabile su grandi esperimenti di altro tipo, che non siano fisica delle particelle e che potrebbero per esempio essere invece centrati sulle onde gravitazionali. Ma sì, certamente. Io penso che un oggetto come il rivelatore di onde gravitazionali Einstein può benissimo essere, anzi sarà basato su una collaborazione internazionale, almeno europea, ma probabilmente anche con contributi da altre parti del mondo, di questo non ho dubbi. In fondo saranno gli stessi enti, perché poi alla fine per l'Italia l'ente che si propone per costruire infrastrutture è l'INFN, quindi diciamo quello sarà, così come l'INFN è diciamo la base italiana per il CERN, così sarà anche la base italiana per un eventuale rivelatore onde gravitazionali. Io condivido molto quello che ha detto Baris, se l'ho capito bene, cioè l'idea è che futuri rivelatori di onde gravitazionali, forse non Einstein, ma diciamo andiamo ancora più là, cercheranno di arrivare a rivelare onde gravitazionali dai primi istanti del Big Bang. Quello mi sembra il problema centrale, anche perché l'altra sonda che viene dagli primi istanti del Big Bang sono i neutrini, ma i neutrini di così bassa energia, noi ci abbiamo lavorato tanto intorno e non si capisce come fare per acchiapparli, come fare per vederli. Le onde gravitazionali potrebbero essere il manico per capire appunto cosa è successo nei primi istanti dopo il Big Bang e cercare di collegare questo a quello che sappiamo dalla fisica delle particelle. Questo sarebbe diciamo una prospettiva di lunga durata che forse passerei alle persone più giovani, perché diciamo saranno loro quelli che dovranno fare queste cose, ma certamente
E quello che dicevo prima invece era un obiettivo di maggiore, diciamo, più a portata di mano, e quello lo vedremo nella comunità che c'è adesso, cioè il prossimo passo. C'è un'ultima domanda? Sì, allora Eugenio, rettore del GSSI, porto il microfono. Grazie, è brevissima. Poco fa Wolfgango Plastino ha detto che, appunto, io sono allievo di Edoardo Amaldi, una persona, come dire, che è stato un po' ispiratore e anche fondamentale nella mia vita come esempio. Ecco, volevo sapere se nelle vostre vite, da studenti, da postdoc, da giovani, voglio dire, se avete avuto anche voi, e chi è eventualmente, una figura che è stato importante, fondamentale per il vostro futuro, per la vostra formazione, non solo scientifica, ma magari anche etica. I never had a real mentor, but I had a hero. No, no, devo dire che ho avuto un eroe da giovane, che mi ha portato a studiare questa branca della fisica, Enrico Fermi. Io all'epoca non facevo soltanto i compiti o qualsiasi cosa si fa nei corsi universitari, ho letto un piccolo libretto che Fermi aveva scritto sulla fisica nucleare, veramente piccolo, ma lo potete trovare ed estremamente interessante. Ebbene, questo scritto mi ha fatto comprendere che la fisica fondamentale era qualcosa che mi attraeva e che volevo fare, ed era sicuramente un qualcosa che non poteva essere fatta facilmente, perché io ero attratto sia dalla parte sperimentale che dalla parte teorica. Ma diciamo, Edoardo Amaldi è stato il mio professore, però io ho conosciuto e apprezzato Edoardo più avanti, quando ho capito meglio quello che stava facendo. In realtà i miei mentori sono stati prima Bruno Tuscek, poi Gatto e soprattutto per tutto il resto della mia vita Nicola Gabibbo. Nicola Gabibbo ha dato un'impronta alla fisica romana e a me in particolare che è indimenticabile. E come Edoardo, Nicola aveva due dimensioni. Una è la dimensione della sua enorme comprensione della fisica. Per me era come un secondo Enrico Fermi, io sono d'accordo con Barry, ma Nicola aveva la stessa dimensione di Enrico Fermi. Era un po' più pigro. Nicola non si svegliava la mattina alle 6 lavorando come ha fatto Enrico Fermi per tutta la vita. Però, e poi aveva una dimensione morale assolutamente straordinaria, e quindi non l'ho mai visto titubare di fronte a delle scelte, eccetera. Era veramente una grande personalità e ce lo dovremmo ricordare più spesso. Grazie. Un'ultimissima domanda, ce ne sarebbero altre dal pubblico, ma appunto il tempo stringe. Inizierei dal professor Maiani per poi lasciare l'ultima parola al professor Barish. Non riguarda il vostro specifico campo di ricerca, quindi la fisica fondamentale, ma il clima, però ha a che fare con la percezione della scienza presso la società e presso la politica. Anche oggi Greta Thunberg, l'attivista 17enne, ha avuto modo di dire: non ascoltate me, ascoltate gli scienziati, rivolgendosi ai politici, ai potenti riuniti a Davos, al foro economico di Davos. Allora, ecco, volevo chiedervi: com'è possibile che ci voglia una ragazza di 17 anni per ricordare alla politica che la scienza va ascoltata quando ci sono dei problemi così gravi da risolvere? Cosa è successo? Abbiamo parlato appunto della vostra interlocuzione col mondo della politica, con chi prende le decisioni. Cosa è successo perché si sia arrivati a questo punto? Professor Maiani. Allora, io, diciamo, mi sono occupato della questione del clima
circa 10 anni fa, quando ero presidente del CNR. Allora la situazione era questa, e penso che la vedo così, è indubitabile che la temperatura è cresciuta, e chi nega questo dice una cosa che è pura follia. Bene, cioè uno può anche dire che la Terra è piatta, è la stessa cosa, va bene? Cioè, no, la temperatura è cresciuta, dall'inizio dell'era industriale ad oggi è cresciuta, e su questo ormai non ci sono più minimo dubbio. I negazionisti possono dire che è cresciuta per altri motivi, non perché noi siamo qui e non perché c'è stata l'era industriale, ma perché all'astronomia, le cose, è un fenomeno, diciamo, naturale che non dipende da noi. Io penso che da 10 anni fa a oggi anche questa cosa è stata smontata. Cioè è chiaro ed evidente che il motivo è l'attività industriale italiana. Purtroppo gli scienziati a questo punto, purtroppo, gli scienziati hanno una certa parte di divisione, ci sono ancora anche tra gli scienziati delle persone che invece non sono convinti di questa seconda parte. Questo è inevitabile, però io penso che ormai la comunità scientifica sia concorde in questo. Naturalmente la scienza propone una ricetta amara, è come il medico che dà una ricetta che è amara, perché rinunciare al petrolio, rinunciare al carbone, eccetera, naturalmente non è una cosa facile, e soprattutto tocca molti interessi, tocca anche interessi della gente, perché diciamo, i lavoratori che stanno nell'industria del carbone sono toccati, quindi ci vuole un salto in avanti della politica che sappia comprendere che bisogna agire, perché ormai è ragionevole pensare che ci vogliono 8 anni, e che bisogna decidere: o dividiamo il mondo tra i ricchi e i poveri soffriranno, oppure cerchiamo di imboccare una strada con delle medicine anche amare, ma che la politica deve saper trovare. Somministrare. Però dire che gli scienziati non hanno capito niente e sono degli scemi, secondo me è una cosa folle. Come è stato detto stamattina. Ecco, no, perché subito sono degli predicatori di sventure. Sì. Questa è una cosa insensata. È come il medico che ti dà una diagnosi che per te è difficile. È colpa del medico? Sì, perché volevo appunto che la ringrazio, volevo appunto il professor Barish ci dicesse la sua opinione, introducendo il fatto che il presidente degli Stati Uniti, pochi minuti dopo questo nuovo appello di Greta Thunberg ad ascoltare gli scienziati, ha in realtà detto no ai profeti di sventura, quindi questo, diciamo, come replica ad un appello invece alla scienza che guidi le scelte della politica. Lei che ne pensa, professore? Well, I must say the whole devo dire che la questione per gli scienziati americani come me è fonte di un grande imbarazzo. Le prove a supporto del riscaldamento globale sono evidenti, non si tratta di un esperimento controllato, perché se si ha un esperimento controllato si possono sempre fare delle argomentazioni contro, ma ci sopraffà questo fenomeno, dobbiamo prenderlo molto seriamente. Il problema, personalmente ritengo, ed è un qualcosa che dobbiamo tenere presente, perché quando lavoriamo nel laboratorio, se non abbiamo dei risultati, dobbiamo scegliere una tecnica diversa, e quindi noi non riusciamo a capire come poter risolvere il problema. Se non è così pericoloso, va bene, ottimo, forse i politici hanno ragione, ma se invece è pericoloso, allora non c'è modo per risolvere questo problema. E quando c'è solo un esperimento possibile, allora le prove scientifiche devono essere considerate ancora più seriamente. Purtroppo nel mio paese non è solo il presidente,
ma abbiamo un governo che posso dire avere una incapacità di analizzare il problema. Quindi non ha importanza se sia un repubblicano o un democratico, e nel credere o meno che si tratti di un riscaldamento globale, ma questo varia nel mio paese a seconda che si sia democratici o repubblicani, e non dovrebbe essere così. Chiaramente io vorrei potervi dire qualcosa di positivo, ma non ne ho la possibilità, e io credo che in qualche modo dobbiamo convincere la comunità globale, i governi, che sì, certo, ci sono delle argomentazioni economiche, politiche, che sono forse dominanti in questo settore. Noi lo vediamo negli Stati Uniti, ma non soltanto negli Stati Uniti questa situazione è evidente, non possiamo controllarla. Noi viviamo in un mondo dove amiamo consumare petrolio, gas, e quindi questo emette quantità sempre maggiori di anidride carbonica nell'atmosfera, e questo crea problemi di inquinamento, di riscaldamento globale, che mettono tutti noi in pericolo. Quindi noi abbiamo il dovere di fare un qualcosa per cambiare, e quindi io sono imbarazzata nel dire che non abbiamo modo in America, noi scienziati, di influire sul governo attuale. Io ringrazio anche per questa confessione il professor Barry Barish, per la sua lezione, per essere stato qui con noi. Ringrazio il professor Maiani, naturalmente l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana e l'Accademia dei Lincei per aver organizzato questo evento. Grazie a tutti e buona serata. Grazie.